Questo è Danny Dyer, l'attore che ha impersonato il feroce teppista in un film britannico sulla violenza negli stadi. È anche un tifoso sfegatato e la sua interpretazione gli ha procurato il rispetto dei veri hooligan e l'accesso esclusivo al loro mondo controverso. Ora si cimenterà per noi in un tour delle curve più infuocate del mondo, dandoci uno scorcio unico e irripetibile del lato violento del calcio. Ci getterà nel mischio e ci condurrà in prima linea in mezzo a risse, lacrimogeni e anche qualche sparatoria. Salvi chi può! Sarà un viaggio da paura. Siamo in un paese che sul campo di calcio non teme rivali. Fuori dal campo però è tutta un'altra storia. Stiamo parlando di una delle società più violente del mondo. Unito al fanatismo dei tifosi dà vita a un mix esplosivo. Siamo in Brasile. Questa settimana Danny è in uno dei paesi più turbolenti del mondo. La terra del sole, del samba e delle pistole. Qui incontrerà le grandi tifoserie dei club più blasonati della nazione. Sono convinto che combattere sia giusto. Mi piace da morire. Conoscerà diversi hooligan che sono pronti a uccidere e a morire. Non ho pietà per i miei nemici. Non me ne frega niente di loro. Scoprirà che nel paese più grande del Sud America i tifosi arrivano armati fino ai denti e pronti a sparare, come abbiamo potuto sperimentare noi stessi viaggiando su un bus assaltato da una banda armata. La prima meta di Danny è Rio de Janeiro, la capitale delle pistole. Una città che conta 12 milioni di abitanti. Bella da togliere il fiato, ma anche estremamente pericolosa. Fra tutte le città visitate da Danny, Rio è di gran lunga la più violenta. Mi sono trasferito qui a 29 anni e all'inizio ho pensato che non era poi così terribile come me l'avevano descritta. Dopo 12 anni posso confermare la mia opinione, non è così terribile, è peggio. Se nel 2005 a Londra ci sono stati 175 omicidi, nello stesso periodo a Rio il bilancio era di 6.620. Qui ricchi e poveri vivono fianco a fianco e le baraccopoli delle favelas sorgono a breve distanza da spiagge prestigiose come Copacabana. La maggior parte della gente qui è nullatenente, ma c'è una cosa che è patrimonio di tutti. La nazionale verde oro è la più forte del mondo. E girando per il paese è palese che i brasiliani vanno matti per il calcio. Giocano a pallone ovunque. Danny è diretto nel posto che affascina tutti i calciofili del mondo. Se siete degli appassionati in visita a Rio, non perdetevi uno dei templi di questo sport. Lo stadio Maracanã. Qui potrete seguire le orme dei campioni, nel vero senso della parola. Ecco il grande Zico, il Pelé bianco. C'è anche Beckenbauer. E cosa c'entra con i fenomeni brasiliani? È incredibile il numero di fuoriclasse nati in questo paese. Gli spogliatoi del Maracanã. Chissà quanti campioni si sono fatti massaggiare su questo lettino. Immagino Zico con il suo asciugamano sulle spalle. Quanti giocatori famosi l'avranno fatta lì dentro? Qui si allineano le squadre prima di entrare in campo davanti alla folla in delirio. Con i suoi 200.000 posti, il Maracanã era lo stadio di calcio più capiente del mondo e ha ospitato la finale mondiale del 1950. Per ragioni di sicurezza e in funzione della candidatura a ospitare i mondiali del 2014, il Maracanã è stato ristrutturato e la sua capienza ridotta a 74.000 posti.
Dietro questa facciata, però, il calcio verde-oro nasconde un mondo sotterraneo e violento. I gruppi ultras nacquero fra gli anni 60 e 70, formando le cosiddette torsida. Il termine indica tutti i tifosi di una squadra, ma fra questi c'è sempre una frangia estrema. In Brasile i primi incidenti e gli episodi di teppismo in serie iniziarono a manifestarsi a cavallo tra gli anni 70 e 80. È a quel periodo che risalgono le prime vittime del tifo violento. Anche se quanto accadeva qui non era certamente diverso da quel che succedeva nel vecchio continente, o perlomeno da ciò che si verificava in Inghilterra. In Europa, però, la brutalità dei tifosi non ha mai raggiunto il livello del Brasile, che non ha eguali al mondo. Nell'ultimo ventennio, oltre 70 omicidi sono stati ricondotti a questo fenomeno. Danny è a Rio per conoscere una delle tifoserie più grandi. Vi confesso che sono un po' teso. Aiuto! Danny si trova a Rio de Janeiro, in una delle sue famose spiagge. Mentre vi parlo, sono a Copacabana. Questa è l'idea che abbiamo del Brasile guardando le cartoline. Ma io non sono qui per questo lato di Rio. Sì, per quello più oscuro, che non si vede nelle plane e nelle brochure. Vado a Bas Lobo, un quartiere molto povero che ospita un gruppo ultras del Flamengo. La razza rossonera. Bas Lobo si trova a nord della città e ospita la tifoseria principale della squadra più blasonata del paese. Il Flamengo ha il seguito più numeroso del Brasile e si stima che vanti oltre 30 milioni di tifosi accertati. Paolo è il presidente della cosiddetta razza rubro-negra, la razza rossonera. La maggior parte di noi appartiene agli strati più bassi della popolazione. Il vero tifoso del Flamengo vive nei sobborghi e nelle favelas. Veniamo tutti dai quartieri più poveri di Rio. Negli anni, i supporter della squadra rossonera si sono guadagnati la reputazione di più pericolosi della città. A Rio la gente ha molta paura dei tifosi del Flamengo. Sono così aggressivi che se non trovano gruppi rivali da sfidare, arrivano a battersi fra loro. Nei viaggi precedenti, Danny temeva soprattutto l'incontro con gli hooligan. Oggi ha quasi più paura del viaggio per raggiungerli. In auto, gli interpreti gli dicono che sta percorrendo la strada più pericolosa della città, che non a caso è soprannominata Striscia di Gaza. Qui, bande di trafficanti si fanno periodicamente la guerra a colpi di arma da fuoco. Ogni anno, centinaia di persone vengono uccise da proiettili vaganti, vittime casuali della violenza dilagante. Danny spera di non entrare in questa triste statistica. Come se non bastasse, il tassista dice alla troupe di nascondere la telecamera, perché su questa strada le rapine sono piuttosto frequenti. Giunto a destinazione, Danny tira un sospiro di sollievo. Finalmente sono a Bas Lobo, ok? È uno dei quartieri più malfamati e io non sono tranquillo perché le storie che si sentono sul Brasile sono tutte vere. Prima, ad esempio, ci hanno detto della telecamera. Qui dovremmo essere al sicuro perché abbiamo appuntamento con i capo tifosi del Flamengo e questo è il loro territorio. Spero solo di essere ancora vivo quando li avrò raggiunti. Andiamo. Lo sentite quel rumore? Scommetto che seguendolo arriverò a destinazione, di qui. Vi confesso che sono teso. Mio Dio, che fracasso. Chissà quando sono allo stadio. Ciao, bello! Pregate per me! Il frastuono dei tamburi sarebbe sufficiente a intimidire chiunque. Non ho parole, che accoglienza calorosa!
Innanzitutto volevo chiedervi che cos'è per voi il flamenco. Qualcosa di cui siamo orgogliosi. È una ragione di vita, come la famiglia, i parenti. Noi amiamo la nostra squadra. Sono frequenti gli episodi di violenza alle partite? È difficile rispondere, perché noi della razza rubro-negra andiamo allo stadio solo per incitare la squadra. Ogni tanto succede qualcosa, ma noi ci limitiamo a difenderci. Le tifoserie brasiliane si battono fra loro come in qualsiasi altra parte del mondo. Ma qui gli ultras trovano normale scontrarsi non soltanto con i pugni, ma anche con le armi da fuoco. Una volta le cose andavano molto meglio, perché i ragazzi si affrontavano a mani nude. Oggi invece ci sono un sacco di vigliacchi che usano le armi e tendono agguati. Adesso è più complicato perché la gente si nasconde e ti fa le imboscate. L'incontro di Danny con la razza è iniziato a ritmo di samba, ma il suo umore è presto cambiato quando ha capito ciò che questa gente è disposta a fare. Sapeva che a Rio circolano molte pistole, ma non immaginava che i tifosi si sfidassero con le armi da fuoco. Nella parte nord della città si trova la grande rivale del Flamengo, il Vasco da Gama. Le partite fra queste due squadre sono sempre occasione di scontro. È il derby più sentito di Rio, quello che dà più filo da torcere alle forze dell'ordine. La tifoseria del Vasco si chiama Forza Jovem, ovvero Forza Giovane. Ogni partita fra Vasco e Flamengo è come una finale. È sempre una finale. Non importa se si tratta di un amichevole, bisogna vincere e quando non ci riusciamo in campo proviamo fuori. Sebbene le rivalità cittadine siano le più accese, i problemi non mancano anche con altre tifoserie. Nello stadio c'è molta polizia e non succede nulla, ma altrove può succedere di tutto. I problemi maggiori non si corrono nella propria città, ma passando da uno stato all'altro, quando si sconfina in territorio nemico. Ci attaccano non appena entriamo nel loro stato. Ogni volta che andiamo a San Paolo ci aspettano al varco. Quindi il viaggio a San Paolo può essere pericoloso anche per le tifoserie carioca più importanti, anche perché i costi elevati riducono il numero dei sostenitori disposti ad affrontare la trasferta. Per scoprire chi sono gli ultras di San Paolo, Danny ci andrà di persona. Compreso l'Interland, la maggiore città del Sud America conta 20 milioni di abitanti. Sebbene diversa da Rio, anche qui stride il contrasto fra povertà e ricchezza. E anche questa è una metropoli molto violenta, che ospita alcune fra le più famigerate tifoserie di calcio. Le due big di San Paolo hanno grandi tifoserie e grandi rivalità. Gli ultras del Corinthians sono i Gaviões da Fieu, i falchi della fede. Mentre il gruppo del Palmeiras si chiama Mancia Verde, ovvero Macchia Verde. Il Palmeiras è una delle squadre più titolate del Brasile e i suoi ultras sono fra i più minacciosi. Questo è Jânio, l'attuale presidente della Mancia Verde, un tipo in grado di badare a se stesso. È un grande esperto di arti marziali. È logico che quando sei in forma e preparato fisicamente hai un grande vantaggio sugli avversari. Se fai arti marziali ti insegnano a rispettare il tuo maestro e gli istruttori. Io non faccio altro che applicare questa disciplina al nostro gruppo. Jânio e i suoi ragazzi hanno appuntamento con Danny al loro quartier generale. La Mancia Verde è stata coinvolta in uno degli incidenti più gravi nella storia del calcio brasiliano. Il fatto risale al 1994, in un match tra rappresentative giovanili.
Durante alcuni scontri con i tifosi del San Paolo, i contendenti usarono spranghe di ferro, bastoni e pietre. Il bilancio fu di 100 tifosi e 22 agenti feriti, e una persona ci rimise la vita. Per poterli incontrare, Danny ha dovuto vestirsi come vogliono loro. Mi hanno intimato di non indossare nulla di nero e di mettermi qualcosa di verde. Io sono sempre in viaggio e sembro una specie di straccione. Ho la barba incolta e tutti i vestiti sfegazzati. Il meglio che ho trovato è questa maglietta. Spero che non storcano il naso perché è sgualcita. Allora. Ah! Ora capisco perché mi hanno chiesto qualcosa di verde. Ecco il loro simbolo. In Brasile sono piuttosto sfacciati, non si fanno problemi a scrivere sui muri chi sono. Vogliono che tutti lo vedano, è come se sfidassero i poliziotti. Se ne avete il coraggio, noi siamo qui. Entriamo. Pensate di essere i tifosi più temuti di tutto il paese? Noi siamo il gruppo numero uno al mondo, non solo del Brasile. Siamo nati per regalare gloria ai sostenitori del Palmeiras. Fin dall'inizio abbiamo riempito di legnate un po' tutti. Ed è così ancora oggi. Secondo me è quasi impossibile trovare un gruppo in grado di tenerci testa. Quanti di voi sono disposti a combattere per la causa? Tutti, da chi coordina il gruppo a ogni singolo membro. Ognuno è pronto a picchiare, uccidere e morire. Mandiamo la famiglia, il lavoro e qualsiasi altra cosa, pur di difendere i nostri colori e la bandiera. Mettersi contro uno chiunque di noi è molto pericoloso. Ho capito. Sapendo che in Brasile le pistole sono molto usate, Danny vuole sapere cosa ne pensano loro. Noi siamo contro le armi da fuoco, ma in molti posti non si fanno problemi a usarle. E Rio è uno di questi. Lì non hanno il coraggio di combattere a mani nude. È troppo facile uccidere qualcuno da 200 o 300 metri di distanza. Mentre lottare per 5 o 10 minuti è dura, ma a noi piace di più. Danny scopre che la Mancia ha il suo tatuatore professionista. Si chiama Rafa. E tatua qualunque membro della gang, senza farsi pagare un solo centesimo. Ciao Danny, grande. Mai vista una cosa simile. Questo ragazzo è un artista. Perché non ci mostri qualche tatuaggio? Beccatevi questo Jimi Hendrix. Mia madre. La mamma poi? Il portiere del Palmeiras. Io credo nel nostro gruppo e combattere mi diverte. Gli scontri sono violenti, ma a noi le armi non piacciono. Quindi preferite fare un corpo a corpo dandovi calci e pugni? Esatto. Noi siamo abituati a combattere alla vecchia maniera e ci troviamo meglio a usare mani e piedi. Oggi però in Brasile è cambiato tutto e siamo rimasti solo noi a pensarla così. Io credo che sia giusto battersi per difendere i colori della propria squadra. Bisogna tenere alto il nome del Palmeiras e l'onore della Mancia Verde. Sul loro volto si legge l'orgoglio che li spinge a battersi per il club. Si vede nello sguardo di ognuno di loro. Quel giorno era la spiaggia con alcuni... Questo è il 23enne Diogo Borges. Qui era ancora un ragazzino, aveva in mano il suo aquilone. Nel 2005 Diogo morì per un colpo di pistola alla schiena, sparato da un tifoso del Corinthians. Insieme al padre Marcos, Diogo faceva parte della Mancia Verde. Quel giorno ho dovuto avvertire tutti per telefono che il mio ragazzo era morto. È molto triste dover dire alla madre di tuo figlio che lui non c'è più. Non è facile accettare di non rivederlo mai più. Eravamo anche ottimi amici. Guardavamo le partite insieme. Tutti e due con la Mancia. La gente ci conosceva e lui non si vergognava a girare con me. Andavamo alle feste e a ballare il samba. Non ho perso solo un figlio, ma anche un amico.
Portava sempre al collo questa catenella con il simbolo della mancia. E adesso che lui non c'è più, la tengo io. Non la toglierò mai. Per me è molto importante, perché indossarla mi fa sentire vicino a mio figlio. Se la togliessi, vorrebbe dire che mi sono dimenticato di lui. Questo non è possibile. Ricorderò per sempre tutte le cose belle che ci univano. I momenti felici. Io ero molto fiero di lui e di tutte le cose che faceva. Diogo non è l'unico membro della Mancia ad aver perso la vita. Cleo è stato il primo presidente del gruppo e anche lui è morto per mano di un tifoso del Corinthians. Una notte Cleo stava uscendo dalla sede e qualcuno lo ha chiamato da un'auto. Lui si è voltato e l'hanno ucciso con due colpi di pistola. Era un ragazzo in gamba e ci aveva insegnato i valori che deve avere un vero tifoso. Grazie a lui siamo pronti a morire per questi colori, perché è stato il primo martire del Palmeiras. È la prima volta che Danny sente dei tifosi parlare di martiri pronti a morire per la causa della squadra. Ciò che più lo colpisce è che questi ragazzi vedono i compagni morti come eroi caduti nell'adempimento del proprio dovere e sono pronti a imitarli. Danny si congeda indossando una maglietta che gli hanno regalato e augurandosi che fra loro non ci siano altri martiri, ma sarà difficile. Il prossimo appuntamento di Danny a San Paolo è con i nemici giurati della Mancia Verde, i Gavioi da Fieu. Danny si ritrova a San Paolo de Brasile, sede di una delle rivalità calcistiche più sentite del paese, quella fra Palmeiras e Corinthians. Le immagini mostrano il clima che si respira nelle partite fra le due squadre. E se questi sono i giocatori, non osiamo immaginarci i tifosi. Danny ha già incontrato i sostenitori del Palmeiras, ora ha appuntamento con quelli del Corinthians. I Gavioi da Fieu sono amanti del carnevale e ogni venerdì fanno le prove generali. Questa è una tifoseria unica, ha pure una scuola di samba. Per incontrarli mi hanno fatto venire qui all'una del mattino. Non credo che mi insegneranno a ballare o a suonare il tamburo. È in corso una festa della paura e fanno un casino pazzesco. Hanno trovato un bel modo di celebrare la squadra per cui tifano. In pratica è un rave riservato ai tifosi del Corinthians. Nonostante il clima di allegria, questo gruppo è uno dei più pericolosi. Lì in mezzo ci sono anche i fanatici, quelli fuori di testa. Qui li vediamo scontrarsi con la polizia locale nel 2006. Fuori dal capannone, Danny incontra il loro leader. Pulghigna, piccola pulce, è il capo dei Gavioi da Fieu e ci tiene a sottolineare i principi in cui credono. Tutto ha avuto inizio 38 anni fa. Ho allenato il più grande gruppo organizzato di tifosi che poi è diventato il più importante di tutta l'America Latina. Non mi vengono in mente altre tifoserie più numerose della nostra. Ovviamente tutto questo comporta delle responsabilità. Essendo i più grandi in assoluto, siamo noi che dobbiamo stabilire le regole del gioco. Ci tengo a dire che le nostre azioni seguono una filosofia precisa. I Gavioes non agiscono, ma reagiscono. Se un gruppo conta 65.000 sostenitori, è difficile tenere tutti sotto controllo. A insaputa del presidente, Danny parla con alcuni giovani membri. E come gli era già successo con il Palmeiras, nei loro occhi scorge il furore che li anima. Noi siamo quelli che siamo e nessuno potrà mai cambiarci.
I nostri nemici devono stare molto attenti, perché se fanno i furbi, noi gli rompiamo le ossa, gli tagliamo la testa e ci passeggiamo sopra senza il minimo problema. Dopo la partita ci diamo appuntamento per una certa ora alla fermata della metro. Una volta lì ci organizziamo. Portiamo delle bombe carta da casa, mentre pietre e bastoni li raccogliamo per strada. A volte hai un po' paura, ma quando inizia a scorrere l'adrenalina, non ci pensi più e ti butti nella mischia. Danny gli chiede se sarebbe capace di uccidere qualcuno. Certo, soprattutto per difesa. Lo farei di sicuro. Non ho pietà per i miei nemici. Non me ne frega niente di loro. Danny è scioccato da simili testimonianze e si rende conto che per qualcuno la vita umana non ha molto valore. Questi ragazzi non sono affatto turbati all'idea di uccidere o essere uccisi. È evidente che la società odierna offre un ottimo substrato al fenomeno della violenza. I giovani hanno facile accesso alle armi da fuoco, agli stupefacenti, all'alcol. In queste condizioni aumentano a dismisura l'aggressività e i motivi di scontro. In Brasile, la piaga della violenza nel calcio è accentuata dalla crisi economica e sociale che affligge il paese. Dato che gli ultras non sono il problema principale, le autorità non se ne occupano con la severità dimostrata da altre nazioni. Dal punto di vista della legislazione si è fatto davvero poco per risolvere la questione in via definitiva. In mancanza di punizioni adeguate e di misure preventive, come la schedatura dei soggetti pericolosi, il fenomeno non può che peggiorare. Dopo aver valutato le realtà di Rio e San Paolo, Danny vuole scoprire che aria tiri in una delle zone più ricche del paese. La sua meta è Porto Alegre, che si trova a 1600 km a sud di San Paolo, in un'area di notevole benessere. Qui giocano due squadre molto importanti, Internacional e Grêmio. Danny non le conosce bene, ma nel 2006 la prima ha vinto la Coppa Libertadores e quella Intercontinentale. In città ci sono solo due club e questo non fa che accentuare il loro antagonismo. Il Grêmio venne fondato da immigrati tedeschi e italiani, mentre l'Internacional nacque grazie ad alcune persone respinte dai tifosi del Grêmio e soprannominate in seguito le Scimmie. Gli ultras formano la camisa d'osse, la maglia numero 12. Miguel, il presidente, rivendica con orgoglio le origini del gruppo. La storia di questo soprannome è interessante. Noi non ci offendiamo se ci chiamano scimmie, perché siamo le scimmie più belle, più forti e più pericolose. Non ci sono problemi. Come a Rio e a San Paolo, anche a Porto Alegre le pistole sono piuttosto comuni. Un giorno abbiamo avuto un problema con quelli del Grêmio. La situazione è sfuggita al controllo e ci hanno sparato addosso. Io sono stato colpito a un braccio, ma me la sono cavata e alla fine se la sono filata, portandosi via le loro pistole. Nel calcio sono cose che succedono. Per difendere i nostri colori noi siamo disposti a uccidere e a morire. C'è tua madre. Che dici? È vero, guarda. E lei? La mammina. Mamma, che dolce. La tifoseria del Grêmio si chiama Geraldo Grêmio, la curva del Grêmio. E uno dei suoi leader è Alemão. Noi odiamo quelli dell'Internazionale. Sono i nostri nemici giurati. In occasione di un derby del 2006, nel settore del Grêmio scoppiarono disordini molto prima del calcio d'inizio. Non avevo mai visto nulla del genere. I poliziotti ci provocavano. In pratica, la nostra torcida ha invaso il settore dell'Internazionale. Non appena abbiamo buttato giù le barriere, ci siamo resi conto che era scoppiato un gran casino dall'altra parte.
A causa dei violenti scontri, la partita fu sospesa due volte. I tifosi del Gremio se la presero con la toilette dello stadio. Abbiamo gettato di sotto la cabina dopo averla sradicata. Non paghi di averla lanciata in campo, la diedero alle fiamme. L'abbiamo tirata via di qui e dopo averla buttata di sotto l'abbiamo incendiata con i fumogeni. I sostenitori del Gremio si preparano per andare allo stadio. Oggi la loro squadra sarà di scena contro il Flamengo. Danny sta per incontrare una tifoseria che si considera diversa dalle altre. Porto Alegre è situata nello stato di Rio Grande do Sul. E qui in molti vorrebbero l'indipendenza dal Brasile, soprattutto quelli del Jaral. Loro non indossano una divisa, non ballano il samba, ma bevono volentieri. Nella vita contano tre cose: il calcio, combattere per difendere la squadra e l'alcol. Il Gremio è la più importante di tutte. Ma non mi spiace nemmeno bere un paio di birre e dare una bella lezione a quegli stronzi dell'Internazionale e del Corinthians. Sono qui per parlare con gli ultras del Gremio, quelli della Geraldo Gremio. Mi hanno detto di sentirsi diversi dagli altri gruppi ultras, perché invece di identificarsi con le torcida brasiliane preferiscono ispirarsi agli inglesi. Chissà poi se è un complimento. I tifosi del Gremio mostrano a Danny i trofei rubati ai nemici. Volevo dirvi due parole. Quelli che vedete sono i colori del Flamengo. Per loro è il massimo quando riescono a fregare qualche vessillo ai rivali. Non so se li rubino soltanto o se pestino anche chi li indossa. Di certo ne vanno fieri. Mi chiedo se vogliano bruciarli o cos'altro. Un giorno quelli dell'Internazionale stavano togliendo alcuni striscioni. Un mio amico li ha visti e mi ha chiamato subito. Con un giro di telefonate abbiamo messo insieme 20 gremisti e siamo andati da loro per rubargli tutto. Eravamo armati fino ai denti e gli abbiamo detto: se ci date gli striscioni non vi facciamo nulla. E loro: teneteli pure, tanto fra un po' di tempo ce li riprenderemo. E noi: provateci e siete morti, ormai sono nostri. Io non uso armi, perché non ne ho bisogno. Queste sono le mie armi. E la forza è l'odio per i nemici. Li odio tutti. A un'ora dalla partita, Danny si allontana e imbocca una via secondaria per parlare con Alemão. In Brasile non ho fatto altro che vedere tamburi e gente che balla il samba. Voi dove li avete lasciati? Devi sapere che la gente del Gremio è molto diversa dal resto della popolazione brasiliana. Anche se politicamente facciamo parte di questa nazione, noi ci sentiamo molto lontani dalla cultura del paese. Cos'è per te il Gremio? Per me il Gremio è come una religione e senza non sarei nessuno. È tutta la mia vita. E farei di tutto per questi colori. E la donna che diventerà mia moglie deve tenerne conto. Deve capire che oggi sono con lei, ma domani potrei essere a San Paolo per vedere una partita del Gremio. Se davvero mi vuole bene, deve accettare che io quella sera non tornerò a casa da lei. Che si vinca o che si perda, andrò a sbronzarmi con i miei amici. Soltanto dopo potrò rientrare e allora arriverà anche il suo turno. Certo. È il momento di andare allo stadio. Si torna nella mischia. Per sua fortuna Danny è circondato dai membri della Geral. Non ha scorta niente male. Indossa una maglietta donatagli dai tifosi e diventa uno di loro. Eccoci qui! E adesso sono cavoli!
Lo portano al centro delle gradinate. Danny si sente un po' come Mosè, perché i tifosi si aprono in due come il Mar Rosso. La folla sembra impazzita e questo muro di frastuono ci investe per tutto il primo tempo. Danny segue la partita nervosamente, perché in caso di gol sa che la gente del gremio esulta in modo originale. Sono uscito un po' prima dell'intervallo perché cominciavo a sudare freddo. La verità è che avevo paura della valanga. Non si tratta di neve, ma di una valanga umana. Si lanciano a tutta birra giù dalle gradinate, travolgendo ogni persona che incontrano. Ho chiesto un pass per la stampa perché non avevo alcuna intenzione di trovarmi lì in mezzo durante i festeggiamenti. Devo andare. Quei pazzi furiosi mi chiamano. Al decimo della ripresa il gremio segna una rete e lo stadio rischia di esplodere. Avete visto? E io dovrei andare laggiù! Con un secco 3-0, il gremio si qualifica per la Coppa Libertadores, l'equivalente sudamericano della Champions League. La stagione non si chiude così bene per tutte le tifoserie e a San Paolo gli ultras della Mancia Verde hanno poco da festeggiare. A Rioli attende un match tranquillo, ma la vera impresa sarà arrivarci. A San Paolo sono le 7 del mattino e i tifosi della Mancia Verde si stanno preparando per l'ultima trasferta della stagione. Il viaggio verso Rio richiederà circa 6 ore e il bus avrebbe dovuto essere al completo, ma qualcuno ha marcato visita e Rafa, l'uomo dei tatuaggi, è molto deluso. È ovvio che siamo dispiaciuti. Le trasferte a Rio sono sempre pericolose. Anche se questa partita è inutile per la classifica. Molti hanno preferito restare a casa. Rafa non sarebbe mai mancato. Quando si è sposata sua sorella, invece di brindare alle nozze, lui era andato a vedere un amichevole del Palmeiras. Quella volta si è arrabbiata sul serio. Non vedendomi, i miei familiari chiedevano: dove si sarà cacciato Rafa? Ero andato a vedere una partita del Palmeiras contro una squadra di Serie B. Merda. Rafa non ha saputo conciliare tifo e famiglia. E la madre di sua figlia lo ha lasciato perché lui dedicava troppo tempo alla Mancia. Lei non era felice. Aveva paura per me e se n'è andata. E con lei mia figlia. Si chiama Isadora. È davvero dura. Io sto molto male per questa situazione. Ma la Mancia è la mia vita. All'apparenza è una trasferta come tante altre. I ragazzi bevono, si divertono e intonano cori. Ma il pericolo è in agguato. Quando l'autobus giunge nei pressi di Rio, gli stati d'animo cambiano perché si teme un'imboscata, ma non da parte degli avversari odierni del Fluminense. Noi non abbiamo il minimo problema con loro. Oggi il vero pericolo è un altro e si chiama Botafogo. La Mancia ha ricevuto un avvertimento preciso dai suoi rivali. Hanno giurato che ci spareranno. A 2 ore dal via, il gruppo raggiunge incolume il Maracanã e Jânio pianifica con la polizia l'ingresso allo stadio.
Come previsto, la partita scorre via tranquilla. L'incontro è inutile ai fini della classifica. E la Mancia Verde non è venuta per battersi, ma solo per sostenere la squadra. Alla fine gli Ultras risalgono sul bus per tornare a casa. Un viaggio potenzialmente anche più pericoloso di quello che li ha portati qui. Le tifoserie rivali sanno dove trovarli. E dato che la strada di ritorno è obbligata, c'è poco da stare allegri. La polizia scorta la Mancia fuori dalla città perché quest'anno è già stata vittima di due sparatorie. Per la tensione non si sente volare una mosca. Dopo un quarto d'ora il bus raggiunge i confini della città e gli agenti fanno dietro front tornando a Rio. Gli sbirri se ne sono andati. Ora si balla. Sarà dura. Lo sento. Partita la scorta, i ragazzi prendono altre precauzioni. Il mezzo procede a rotta di collo e tutti i passeggeri sono allerta. Una volta allontanatisi da Rio, i membri della Mancia sembrano più rilassati per lo scampato pericolo. Finché... i tifosi del Botafogo mantengono la loro promessa, sparando tre colpi di pistola da un'auto in corsa. Cazzo! L'ho scampata bella! Ho sentito i proiettili che mi sibilavano a fianco. Ero appoggiato al finestrino e i colpi mi hanno sfiorato. Sti cazzo di Ultras! In Brasile sono un bel problema! Mai! L'auto sta ancora seguendo il bus e gli aggressori potrebbero riaprire il fuoco. Sono vicini, occhio. Gli inglesi si tirano solo calci e pugni. Noi invece ci spariamo. Merda. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma Rafa ha avuto fortuna. Avete visto il finestrino? Sono sotto shock, ho rischiato di morire. In un anno, la Mancia ha subito tre aggressioni a colpi di arma da fuoco. Nel paese questi incidenti sono all'ordine del giorno e spesso non vengono nemmeno denunciati. La guerra fra le tifoserie brasiliane non accenna a placarsi e inevitabilmente altri martiri cadranno per la causa. Stavo per morire. Non avrei più rivisto mia figlia. Nella trasferta successiva a Rio, la Mancia ha subito un nuovo attacco. La comitiva di 12 pullman è stata assaltata da alcune auto in corsa. Uno degli autisti ha riportato una ferita a un braccio e il 28enne Alejandro, padre di due figli, ha rischiato la vita per un colpo di pistola alla testa.